E Terlizzi. Intorno al 25esimo minuto del primo tempo si accende la miccia che trasforma una partita di calcio in una specie di corrida. Il difensore giallorosso Biasco, già ammonito, si rende protagonista di questa entrataccia. Inevitabile il secondo cartellino giallo, che significa espulsione. La decisione dell'arbitro Pavone scatena la reazione del Maglie. Prima lo stesso Biasco insieme al capitano Cezza reclamano muso duro contro il direttore di gara, poi è la volta della dirigenza magliese. Veementi le proteste del presidente Gatto, del direttore sportivo Antonio Sicuro e di Romeo Sicuro. Le ammonizioni di Biasco appaiono ineccepibili, le origini della tensione sono semmai da ricercarsi nella designazione del direttore di gara. Desta perplessità nell'ambiente magliese la scelta di un arbitro della sezione di Barletta, città a 40 km di distanza da Terlizzi. La partita scivola via piatta e senza emozioni, destinata allo 0-0, ma in pieno recupero un lampo di tensione regala i tre punti al Terlizzi. Strepitoso il destro da fuori del trequartista, che non solo sblocca il risultato ma fa da prologo ad un finale da far west. Il Maglie protesta ancora, stavolta con il guardalinea, per un presunto fuorigioco in occasione del gol. L'assistente dell'arbitro, circondato da maglie giallorosse, è costretto a rifugiarsi negli spogliatoi, che si trasformano in una sorta di ring. Le scene finali di questo folle pomeriggio magliese offrono uno spettacolo deprimente, uno spettacolo che col calcio non ha nulla da spartire.